Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'evento del Cerbero è disponibile, ve lo farò vedere e vi dirò i requisiti per farlo spawnare. Ascoltatemi bene, non voglio sentire gente che mi scrive che non lo trova. Ci vuole pazienza. Allora raga, il Cerbero spawnerà in una sessione o pubblica o a inviti dopo 16 minuti che siete all'interno. Attenzione però, servono minimo due giocatori nella stessa sessione per far spawnare questo evento. In più nel tweet di Tez dice che sarebbe meglio non usare oppressor, veicoli speciali, eccetera, eccetera. Io e Ghost, che ringrazio, ciao Ghost Viking, sei un grande, grazie per l'aiuto, abbiamo girato in sessione con delle macchine normali. E quando spawnerà un veicolo da esportazione raro, il Cerberus inizierà ad inseguirvi e a tamponarvi. L'evento, raga, è semplicissimo, praticamente ogni volta che spawnerà un veicolo raro ed esportazione, dopo 16 minuti che siete nella stessa sessione con due o più giocatori, il Cerbero vi inseguirà e vi farà andare fuori strada. Voi dovete portare il veicolo d'esportazione al molo di Los Santos, come succedeva per gli altri veicoli. Voglio farvi vedere però un bug, uno svarione, non ne ho idea. Come potete vedere, a me che sono il passeggero, mi diceva di andare in base operativa e in più di giallo mi si è anche illuminata la sala giochi e l'agenzia. Noi siamo provati ad andare in base operativa e l'unica cosa che abbiamo notato andando in base operativa è che il Cerbero non ci ha più inseguito. Dopodiché, raga, ho provato a mettermi io alla guida. Appena mi sono messo io alla guida, mi diceva di portare il veicolo al molo, come tutti i veicoli da esportazione, ma Ghost gli diceva di andare o in base operativa o in agenzia o in sala giochi. Quindi non ho capito se è un bug, perché a essere sinceri stava un po' male questo Cerbero e dopo vi farò vedere il perché. Volevo andare a consegnare al porto, ma poi ci siamo detti: beh, proviamo ad andare in base operativa, vediamo cosa succede. Allora faccio inversione a U e guardate il Cerbero cosa combina. Stava tipo fluttuando, guardate che roba. Chiaramente, raga, prendetemi con le pinze. Io credo che sia un bug. L'evento è rilasciato da circa un'ora, un'ora e mezza. E come sappiamo tutti, quando esce un DLC, un aggiornamento abbastanza importante con nuovi eventi, eccetera, eccetera, qualche bug c'è sempre. Quindi non so dirvi cosa succede se andate in sala giochi, in agenzia, eccetera, eccetera. Ora vi faccio vedere gli screen di Ghost, che anche a lui era uscita questa cosa. Ed ecco qua, appena si è messo al posto del passeggero, gli diceva di andare in base operativa e sia la sala giochi che l'agenzia è diventato giallo. Come ho detto, raga, prendetemi con le pinze, non sappiamo il perché di questa cosa. Vi mostro adesso la mappa con tutti i punti di spawn, ve l'avevo già fatto vedere, ma mi sembra giusto metterla anche qua. I punti di spawn, raga, sono questi. Vi ridico i requisiti e chiaramente non vi faccio vedere tutto l'inseguimento perché, come vi ho detto, siamo andati fino in base operativa per niente. Voi dovete consegnare il veicolo al molo. Allora, raga, dovete essere in una sessione o pubblica o ad inviti. Prima che spawna questo evento, devono passare minimo 16 minuti. Chiaramente non state lì con l'orologio in mano come è successo per la carabina. E per far spawnare questo nuovo evento dovete essere in minimo due persone nella stessa sessione. Fate attenzione a guidare perché questo Cerbero vi dà veramente delle botte assurde. E come potete vedere la nostra Banshee era abbastanza distrutta. E tra poco ci farà fare un volo che ce lo ricorderemo per giorni e giorni. Ed eccolo qua, chiaramente adesso vi taglio tutta la strada perché non vi voglio annoiare, raga. Ogni veicolo da esportazione vi uscirà questo Cerbero. Devono passare 16 minuti, dovete essere minimo in due e bla bla bla. Vi ho già detto tutto. Ragazzi, per questo video è tutto.
un grazie a Ghost che l'ho praticamente sequestrato per fare questo video. Scusami bro, è che devo andare al lavoro, ma avremo altro tempo per giocare. Dillo anche ad Ale. Per questo video è tutto, un grazie a tutti del supporto e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!